Buon pomeriggio, ben trovato all'onorevole Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera. Onorevole, eccoci qua, buon pomeriggio. Allora, cercavamo di analizzare quelli che comunque da tanti giuristi sono stati interpretati come dei coni d'ombra o comunque appunto dei margini di riflessione, di interpretazione per quanto riguarda la decadenza del senatore Berlusconi. Credo che invece voi su questo non abbiate nutriate alcun dubbio. Non solo non nutriamo alcun dubbio e vorremmo che Berlusconi fosse assicurato alla giustizia come tutti i cittadini italiani, ovviamente. E poi ci domandiamo dalla parte dei cittadini, come può un cittadino comune vedere un paese fermo su una questione relativa ad un singolo e dinanzi alla quale si è praticamente fermato il governo che è sotto ricatto e giuristi, avvocati e quant'altro. Lei immagini dal punto di vista di un cittadino comune come può essere vista l'Italia e il suo Stato che dovrebbe tutelarlo in questo momento? Ruocco, allora il governo ha cercato di essere un pochino meno fermo sul fronte dei nodi economici. Ieri si è arrivati appunto all'abolizione della prima rata dell'IMU, all'accordo politico sulla seconda. Il Movimento 5 Stelle ha espresso molte criticità. Perché? E per sulle coperture, ovviamente. E si può abolire ciò che si vuole, ma non si hanno coperture adeguate, le coperture continuano ad essere aleatorie e il film già visto, che praticamente si pospone un problema e lo si rimanda semplicemente. Come sappiamo, i problemi economici, più li rimandiamo, più diventano, si appesantiscono. Quindi le coperture sono assolutamente inadeguate ed aleatorie e questo ci preoccupa molto. Oltre al fatto che, come sappiamo, si parla di una service tax che è un vero e proprio pastrocchio perché mescola in un'unica ipotesi di tassazione due soggetti passivi diversi. Da una parte il proprietario, perché è un'imposta che si rivolge fondamentalmente a un'imposta patrimoniale, e dall'altra parte una tassa che è quella sui servizi che spetterebbe come soggettività passiva all'inquilino. Quindi crea una confusione terribile. Senta Rocco, fatto sta che qualcosa si è mosso. Fino a pochi giorni fa registravamo veramente venti di guerra su questo esecutivo, invece da ieri la stabilità sembra cosa di casa nostra. Qualcosa è successo nei palazzi della politica, ecco, che cosa secondo lei? Cioè si è trovato un compromesso, ma si è trattato di un bluff quello portato avanti? Guardi, la riduzione fiscale interessa moltissimo il Movimento 5 Stelle, tanto più l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, come dicevo, con coperture assolutamente adeguate. Ma io non penso che questo governo sia attento ad una vera riduzione fiscale, ad un rilancio dell'economia, ad un alleggerimento del cuneo fiscale e quant'altro. Questo governo è sotto ricatto, la vera partita è ovvio, è sull'incandidabilità di Silvio Berlusconi. L'IMU è soltanto un pretesto con una toppa che ovviamente è la metafora, come dicevo, di un governo alla frutta fondamentalmente, interessato a tutt'altro. Senatrice Vicari, questo governo è alla frutta, ma soprattutto questo governo è sotto ricatto. Allora io credo che non si escluderebbe l'ipotesi di un Letta bis e di una verifica da parte di Letta di un'altra maggioranza su una piattaforma programmatica molto più sintetica, evidentemente, molto più sintetica, ma in linea con la ripresa. Pensiamo soltanto alla legge di stabilità che tra settembre e ottobre Rocco, andrà vedo varata, che dissente, quindi... immagino che il dissenso si riferisca insomma a un'ipotesi Letta bis PD Movimento 5 Stelle. Io vorrei precisare un po', dare un po' di informazioni ai cittadini. Intanto Berlusconi non può sventolare nessuna bandiera elettorale perché l'IMU non è una sua vittoria. Intanto doveva restituire la rata del 2012 e non è stata restituita. Per quello che riguarda il 2013 è stata abolita una sola rata con coperture allo sbaraglio. Peraltro la copertura più attendibile è dovuta ad un condono, ad una multa erogata ai re dei videopoker, che è passata da 98 miliardi di euro, dopo un iter giudiziario era stata stabilita dalla Corte dei Conti per 2 miliardi e mezzo, e il governo adesso si accontenta di 700
100 milioni di euro subito, anzi 600, per coprire questa rata ipotetica e fantomatica che appunto ha eliminato e che ancora comunque il cui discorso di eliminazione dell'IMU è ancora quindi molto lungo e controverso. Questa è la risposta che si dà ai cittadini che pagano le tasse e che vengono perseguitati da Equitalia per cartelle esattoriali di poche centinaia di euro. Onorevole da 98 Moretti. Miliardi a 600 milioni di euro. Si può tornare alle elezioni ma dopo aver fatto la riforma e secondo me il prossimo passaggio, la prossima tappa è la riforma della legge elettorale, dopodiché forse si parlerà di elezioni. Rocco, so che deve scappare, però su questa affermazione sì. del direttore volevo chiedere anche un suo commento, perché insomma sul Porcellum, elezioni, voto col Porcellum, sì o no, anche sì. all'interno del Movimento 5 Stelle non c'è grande chiarezza. No, siamo chiarissimi. Ovvero? Meraviglia che l'onorevole Moretti dice di voler cambiare il Porcellum perché noi abbiamo votato con Giachetti una mozione che prevedeva il ritorno al Mattarellum e il PD l'ha votata contro, tenendosi stretto il Porcellum in aula. Quindi in televisione dicono alcune cose e in aula ne fanno altre. Dopodiché noi abbiamo una proposta di modifica del Porcellum seria e circostanziata che stiamo finendo di elaborare. Ma Grillo, a un certo punto, ha detto si vada anche a votare subito con il Porcellum. Certo, no? Ma se si ostinano, no, assolutamente no, voglio fare chiarezza anche su questo. Se si ostinano a non prendere in considerazione in commissione né i nostri emendamenti per i cittadini e li bocciano, né tantomeno le modifiche alla legge elettorale che il Movimento 5 Stelle propone, il Movimento 5 Stelle non starà a guardare. Questo è fondamentale spiegare. Non è che noi vogliamo tenerci il Porcellum, ma che peraltro non abbiamo creato noi, lo hanno creato loro e lo stanno tenendo stretti con i fatti. Chiaro. Grazie. Mentre invece noi in aula abbiamo cercato di cambiarlo. Grazie, se poi non lo vogliono Rocco. Cambiare a nessun costo, il problema non è del Movimento 5 Stelle. Grazie onorevole Rocco per essere intervenuta. Grazie onorevole Polverini, invece abbiamo parlato.